Ragazzi, ciao, benvenuti, bentornati e ben ritrovati in questo nuovo video YouTube ASMR. Prima di iniziare questo roleplay, ci tengo a fare una brevissima premessa, quindi se non siete particolarmente interessati, skippate di qualche minuto, anche se io vi consiglio comunque di ascoltarla perché è molto importante. Allora, questo sarà un roleplay dedicato ai segni zodiacali. Non li analizzerò tutti perché non ho le competenze per farlo, come non ho le competenze per analizzare nemmeno quelli che analizzerò, ma analizzerò sei segni zodiacali e sono segni che conosco. Uno è il mio segno e gli altri sono segni di persone a me molto vicine, che quindi un'idea, diciamo che nel tempo me la sono fatta pure io. Non so se queste caratteristiche corrispondono a quello che effettivamente è. Non ne ho assolutamente idea, però secondo me buona parte delle cose che io potrei dire, secondo me dovrebbero essere anche abbastanza azzeccate, secondo me. Poi un'altra cosa, non so se farò una previsione tipo il mese di agosto, si prospetta questo, nel caso in cui dovessi fare una previsione, chiaramente ragazzi, chiaramente è una cosa inventata perché non conosco queste cose, non so farle, zero, quindi la parte relativa alle caratteristiche, al segno potrei anche azzeccare perché cioè, il mio lo conosco benissimo, gli altri anche più o meno, ma la parte invece se introdurrò una parte relativa a questo mese sarà complicato nel lavoro, è appunto una parte recitata dedicata al roleplay e prendete molto con le pinze tutto ciò che dico, mi raccomando. Non c'entra nulla, ma se avete un profumo da donna da consigliarmi che vi piace molto, fatemelo sapere perché sto per andare a ricomprare un profumo, il mio profumo amato del ragazzo francese che compro sempre, ma se non lo trovo ne prenderò un altro, quindi mi farete sapere. Io comunque mi sostituisco un attimo, divento Paolo Fox per una ventina di minuti e noi ci vediamo domani con un altro video. Voglio un sacco di bene, spero che vi divertirete, io ho qui con la pallina del Lidl, con questa cosa qua, la mia sfera magica per fare questo roleplay. Questo è tipo un qualcosa di ciccione, non lo so. Boh, vabbè. Vi abbraccio e vi lascio al roleplay che non so ancora bene come strutturerò, però spero vi possa piacere. Buona visione. Ciao a tutti ragazzi, buongiorno a tutti. Quanti siete oggi? Proviamo un attimo a fare un piccolo conto. Allora, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ma se io non parlo del vostro segno zodiacale, così per dire. Comunque, potete fare una sorta di cultura, lezione cultura, rivolta anche alle persone che conoscete che hanno, possiedono questo segno zodiacale, può essere molto costruttiva, anche molto interessante, devo dire, come momento. Comunque, allora, innanzitutto mi presento, dedico un istante. Ciao a tutti, io mi chiamo Carmela e sono una semplicissima ragazza che ha studiato e ha preso del tempo, si è dedicata, ha dedicato del tempo per fare degli studi sull'astrologia. Sulle stelle, sulle costellazioni, anche sui vari ascendenti, mi affascina molto questo mondo, la trovo una cosa molto insolita, non è una cosa in cui credere o non credere, è una cosa in cui semplicemente puoi sapere se informarti di più oppure semplicemente conoscere. Ognuno di noi possiede un segno zodiacale in base a quando è nato, ha un suo ascendente, si scopre o comunque si può andare ad individuare in base all'orario in cui una persona è nata e ci sono poi delle correnti di pensiero, vari scoop, diciamo, che nascono nel momento in cui una persona dice un sagittario è così, un scorpione è così e magari ci sono delle persone molto più dedite anche in maniera culturale, se possiamo dire così, che fanno degli studi, hanno dei libri dove ci sono
tutte le varie costellazioni, le orbite, i percorsi delle stelle, eccetera, e fanno tutti dei calcoli, o leggono le carte o i tarocchi, quelle cose lì, e individuano poi un risultato, un resoconto che, insomma, cioè, su YouTube, se vi ricordo, mi ricordo, lascerò in descrizione il riferimento, c'è uno o due persone in particolare che trovo molto 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 brave in queste cose, che si appunto si occupano di segni zodiacali, raccontare cosa succederà nei prossimi mesi, fare qualche previsione, eccetera. Quindi, se posso in qualche modo permettermi, io consiglio anche, se può far piacere in futuro, dato che io sono una supplente, non ci sarò per tutta la vita a fare questa cosa, ci sono anche loro sui quali affidarsi. E poi c'è Paolo Fox, lui sempre presente in televisione a mezzogiorno o quando si inizia l'anno, a Natale, lui c'è sempre. Comunque, ragazzi, questa video lezione, vogliamo chiamarla così, cioè con voi in presenza, ma siamo anche in diretta da casa, durerà all'incirca una quindicina, una ventina di minuti, adesso non lo so con precisione. Potete intervenire in qualsiasi momento, potete fare tutte le domande che volete. Come ho specificato all'inizio di questo momento o incontro insieme, parlerò di sei segni zodiacali, quindi gli altri sei o farò una puntata specifica a parte, oppure vedremo un attimo. Spero di dedicare il giusto momento a ciascun segno zodiacale e spero di non prolungarmi troppo nel momento in cui arriverà il mio segno zodiacale, perché già è complicato di suo. Se in più metto a parlarci molto molto di più, viene una cosa, devo dire, abbastanza impegnativa, se posso permettermi. Comunque, voi siete pronti? Avete ancora lì, vi ho messo un piccolo quadernino, una penna con gli appunti. C'è questa piccola sfera che ho portato, neanche altre in realtà, potremmo aprirle. Ho anche altre sfere così, sono delle sfere che regalano alla Lidl e per questo video mi piaceva tipo fare così, come per dire, ho la sfera magica. Comunque, la chiameremo Lola. Salutate tutti, Lola. Ok, allora, non so, come dicevo un po' all'inizio, per chi c'è stato nella breve presentazione, se parlerò del segno in sé o dedicherò anche qualche parolina nel parlare di che cosa, no, potrebbe succedere prossimamente a quel determinato segno zodiacale. Però, vedremo. Non parto assolutamente dal mio segno zodiacale proprio per niente. Ma partirei da un segno che conosco abbastanza bene. Se ci siamo, ragazzi, anche da casa, insomma, Carmela è pronta. Allora, il segno dei gemelli. Il segno dei gemelli io conosco due persone, anche di più, però bene bene conosco due persone che sono gemelli, e stiamo parlando del periodo metà maggio circa fino a metà giugno più o meno, forse va anche un po' dopo, non lo so. Comunque le persone che conosco io sono di maggio e un pochino giugno, fino al 20-21 giugno dovrebbe essere. Allora, il Gemelli è un segno molto 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 buono, ma nel senso che se parliamo di un pezzettino di pane, il Gemelli è ancora più buono del pezzettino di pane. Non sempre però riesce a farsi rispettare. Secondo me, ricordatevi sempre quando parlerò dell'intro che ho fatto all'inizio. Molto 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 paziente, nel senso che prima che un gemelli si arrabbi deve passare molto tempo, perché
che è una persona che cerca il più possibile di rimanere calma, però quando c'è magari quella goccia che fa un pochino, diciamo, traboccare il vaso diventa molto irascibile e difficilmente si calma subito, cioè è come se tipo trattenesse la sua rabbia senza voler ferire gli altri o far stare male agli altri, però nel momento in cui poi esplode, quindi si arrabbia, non riesce a trattenere la rabbia che prova e quindi è molto irascibile, pum, esplode. È una persona molto comprensiva, è una persona, il gemelli, che cerca sempre di aiutare, sempre di esserci, che cerca sempre di dare una mano, essere disponibile in quasi qualsiasi situazione. Non ama però la falsità o comunque la non sincerità. Preferisce la schiettezza, preferisce sapere le cose così come stanno, pure semplici, anche se feriscono, anche se fanno male, ma preferisce la schiettezza, quindi un qualcosa di diretto, che possa arrivare, ok? Non so se mi sono spiegata. Il Gemelli è un segno molto, molto, molto tranquillo. Se dovessi dire un pregio e un difetto, se vogliamo chiudere così il nostro momento dedicato al gemelli, come difetto, secondo me, a volte l'impulsività del gemelli, secondo me, potrebbe essere un difetto. Come pregio, la grande bontà che possiede, ma anche la grande umanità che ha, l'umiltà, la gentilezza e la dolcezza, secondo me. Se vogliamo provare a dire così è, giusto per cosa si prospetta per gemelli? Secondo me per gemelli si prospetta un periodo di pace, una pace però tanto attesa dopo tanto, tanto tempo che non c'era. E un momento per trovare un equilibrio con se stesso o se stessa. C'è anche da dire che secondo me potrebbe anche un po' cambiare l'approccio che c'è tra un uomo gemelli e una donna gemelli. Io però quando ho parlato ora mi riferivo all'uomo gemelli. Io non conosco donne gemelli, quindi era più riferito all'entità maschile dei gemelli. Prudenza. Quindi prudenza nelle decisioni, perché potrebbero arrivare nuove sfide, potrebbero succedere degli imprevisti non calcolati nel tuo percorso, caro gemelli o cara gemelli, che tu non ti aspettavi e quindi dovrai ritrovarti a risolvere delle situazioni che non ti aspettavi. Finalmente, mi farete sapere nei commenti o alla fine di questa lezione interattiva, metà multimediale, metà di persona, se ci ho azzeccato in qualche modo. Di gemelli possiamo anche un po' archiviare e adesso passiamo ad un altro segno zodiacale che è il segno del cancro. Allora, cancro. Il segno zodiacale del cancro è un segno, posso dire, molto speciale. Io conosco due persone, anche qui, che sono cancro. No, tre. Scusatemi, tre, che sono nate periodo luglio, inizio luglio, fine luglio, però non so dirvi con precisione quando inizia il cancro, credo dopo il 27-28 di giugno, fino poi al 22-23, più o meno lì di luglio, più o meno siamo così, fine giugno, fine luglio dovremmo essere. Ma non lo so con precisione, valuto in base alle date dei vari compleanni, sto cercando di fare un piccolo recap. Cancro. Allora, io conosco sia l'uomo cancro che la donna cancro. Allora, secondo me il cancro è un segno zodiacale molto paziente, cioè che ti dà tante possibilità.
e cerca di avere fino all'ultimo fiducia, ma che però se ferisci o se lo fai stare male, ci rimane molto male, però non te lo dice, si chiude in se stesso o in se stessa, secondo me. È un segno zodiacale particolare, però come dicevo all'inizio speciale. Ti dimostra l'affetto, ti vuole bene, ma non è una persona, secondo me, troppo dedicata alle parole. Cioè, scusate, si dimostra il suo affetto con dei piccoli gesti, con la presenza, con l'esserci, con delle piccole azioni e non tanto con le parole. Ecco, se possiamo dire il cancro non è il segno più sdolcinato dello zodiaco, se possiamo dire così, è un segno che però di cui ti puoi fidare ciecamente e che se ti vuole bene metterebbe la mano sul fuoco per te. Che altro dire? È un segno che ci tiene molto alle persone, alle cose, che cerca di farle sempre bene e a volte un pochino sbadato, possiamo dire. E Cancro è sempre stato un segno che mi ha affascinato molto, cioè per tanti aspetti, per tanti punti di vista, per tante cose, l'ho sempre trovato molto affascinante. Se devo aggiungere qualcosa adesso con precisione non saprei, facendo riferimento alle tre persone che conosco, se devo trovare un pregio o un difetto, quindi parlando di aggettivi rivolti al Cancro, è un segno che ti sa sorprendere molto e autentico, possiamo dire così, molto autentico secondo me. Non sempre però le sue assenze le riesci a capire, cioè il Cancro è un segno zodiacale che va e viene, sparisce e cioè appare e scompare, non ha una presenza costante. Ecco, forse questa cosa che vi sto per dire lo descrive proprio in maniera più completa in assoluto. Lui ha dei momenti dove esce, sta in compagnia, eccetera, e dei momenti in cui sia che sta bene sia che sta male deve proprio ritirarsi nel guscio, nella sua camera, nella sua privacy, nei suoi spazi. Quindi ha questo match, questo cambiamento dove lo vedi spesso chiuso in se stesso, però poi anche con le persone, quindi ha bisogno di un continuo scambio tra la solitudine e la compagnia. Però un segno veramente di cuore molto speciale. È assolutamente vietato guardare altri video, altre lezioni dirette, insomma, o altre attività multimediali, interattive così, o venire qui proprio di persona come siete voi alle mie lezioni, se non commentate, non mi fate sapere se corrisponde qualcosa di ciò che ho detto oppure no, perché ci tengo molto. Passiamo adesso a un altro segno zodiacale, che è veramente adesso qui per descrivere questo segno ci metterò non lo so quanto, e sto parlando della Bilancia. Allora, la Bilancia è un segno molto 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 delicato. Non conosco uomini Bilancia, ve lo dico già, conosco solo delle donne Bilancia. E le due donne, tra l'altro, che conosco Bilancia sono, penso, le due donne più importanti della mia vita. Allora, penso di conoscere due persone Bilancia, non di più. Finora siamo sempre due, credo. Vedremo adesso come sarà. Allora, la Bilancia è un segno zodiacale molto interessante. Molto, devo dire. Ha assolutamente bisogno di seguire la sua routine, quindi di seguire i suoi piani, i suoi schemi, di avere un ordine sia materiale, quindi con le cose in generale, e sia di seguire un ordine con le abitudini, con gli spazi, le cose che utilizza, ma anche proprio un ordine psicologico con le cose che deve fare, i progetti futuri che vorrà avere, lavorativamente parlando, in amore, in amicizia. Quindi deve, secondo me, ci tiene molto ad avere le cose abbastanza sotto controllo. E
è una persona che secondo me è abbastanza bilancia introversa, cioè non c'è, cioè, con abbastanza difficoltà, diciamo, si apre con gli altri e devo dire che il suo tempo è molto prezioso, cioè è poco, ma quando ti dedica del tempo vuol dire che sei una persona proprio speciale per bilancia. E dicevo prima il discorso della persona introversa, nel senso che no, con grande difficoltà si butta in cose nuove, c'è, cioè, bisogno di tempo, di essere capito o capita, e non esprime ciò che prova, cioè difficilmente ti racconta quello che gli sta succedendo nella giornata, come nella sua vita personale, come in qualsiasi modo. Però devo dire che Bilancia è molto timida o timido. Però a volte questa timidezza non è data dal fatto che è pura timidezza, a volte è una timidezza triste, è una timidezza di solitudine, di malinconia, quindi piuttosto che parlare con qualcuno, Bilancia non ce la fa e trattiene tutto dentro di sé, secondo me. Vediamo cos'altro posso aggiungere su Bilancia. Bilancia si arrabbia quando si arrabbia ci sta male, ma sempre ricollegandoci al discorso di prima, trattiene molto quello che prova. Però ricollegandoci un po' a Gemelli, Bilancia quando esplode, esplode, cioè magari trattiene, però poi quando si arrabbia, quando succede qualcosa che è fuori controllo, non è negli schemi, esplode. E nessuno la ferma più. Sì, proprio letteralmente, cioè nessuno la ferma più. Bisogna capire una bilancia, bisogna stare accanto a una bilancia, non è per nulla una persona semplice, per nulla un carattere facile, anzi molto tosto, molto cocciuto, molto testardo. E come dice la parola bilancia, bilancia è eternamente indecisa. Cioè non sa mai se è sì o se è no, se è bianco o se è nero, non ce la farà a prendere le decisioni, ha sempre bisogno di un consulto perché è una persona molto insicura. Poi prendete molto molto con le pinze quello che sto dicendo, per favore, lo metterò anche come disclaimer iniziale, però è una persona molto insicura o comunque che ha bisogno dei suoi tempi, però va macinata bene, cioè non è per nulla Bilancia una proposta semplice, ma anzi è una proposta molto complessa, molto complicata, ma interessante. Allora, proseguendo per l'episodio, la puntata di oggi, ti aspettano ancora tre segni zodiacali. Allora, sono due belli tosti, uno più leggero. Non so il mio segno zodiacale, se tenerlo per ultimo, se parlarne adesso, non so come fare, è veramente molto difficile. Ho già fatto, tra l'altro, un episodio, una puntata che trovate anche nel canale dedicata all'acquario. Ah, oh, ho spoilerato, vabbè, parliamone, non importa. Comunque c'era già un video proprio apposito, solamente dedicato all'acquario. Allora, cercherò di essere abbastanza concisa e vediamo come andrà. Io sono del segno zodiacale dell'acquario. C'è troppo da dire sull'acquario. Non è un segno semplice, non è un segno facile. È un segno molto creativo, molto straordinario, molto curioso, interessante, e che però non ha vite in mezzo, quindi non c'è un valutiamo, vediamo, c'è o sì o no, o bianco o nero, e fa molta fatica a prendere le decisioni, è eternamente indeciso. Farebbe di tutto per tutti, ha un grandissimo cuore, una grandissima mente, delle grandissime idee, però spesso ha dei momenti down che non sa come affrontare. Il segno zodiacale dell'acquario è un segno che ha costantemente bisogno di stimoli, è un segno molto creativo, molto partecipe, molto curioso, non si accontenta
dell'inizio, ma vuole andare fino alla fine nelle cose e vuole cercare di completare sempre tutto, anche se magari non sempre ci riesce. È un segno molto difficile. Chi gli sta accanto, gli sta accanto perché gli vuole bene e non perché lo capisce. Perché l'acquario, le persone, uomini o donne che sono acquario, sono delle persone che sono state letteralmente fatte per essere volute bene e non per essere capite. Questo l'ho sempre detto e lo dirò sempre. C'è tanto da dire nell'acquario, tanto di cui parlare, veramente non finirei più. È molto romantico, molto passionale. Ci tiene forse quasi di più all'amore che all'amicizia. Cioè, se dovesse scegliere, secondo me sceglierebbe l'amore piuttosto che l'amicizia. E tiene molto alla famiglia, tiene molto ai valori, sani principi. Sto parlando chiaramente un pochino anche di me stessa in questo momento e quando parlo dell'acquario, però veramente tante cose che sto dicendo ora dell'acquario vengono poi riconfermate anche in altre persone che io conosco del segno dell'acquario, quindi non è, diciamo, tutto buttato lì o proprio a caso. È un segno che ama in tutte le forme e l'amore è un fulcro e una parte dominante della sua vita, se non la più importante. Un saluto da Lola. Per l'acquario assolutamente farebbe di tutto per l'amore, ma da amore. Ama amare, ama donare amore, ama donare affetto, ricevere affetto, ma soprattutto fare del bene. Se la sua vita, se potesse, la dedicherebbe interamente a fare del bene per gli altri, quindi voler bene, amare, stare con qualcuno, prendersi cura di bambini, giovani, adulti, anziani, tutto. E quando soffre non sa molto come affrontare nelle situazioni, perché come dicevo prima, essendo una persona che non ha vie di mezzo, ha dei picchi di felicità, dei picchi di tristezza e non c'è mai un momento di stallo o comunque di equilibrio. Cercherà per tutta la vita di combattere le ingiustizie perché non sopporta le bugie, la falsità, le cose che non sono sincere. Ama e apprezza invece la sincerità anche se fa male e è un segno appassionatamente romantico, dolce, buono, gentile, che però se si incazza si incazza. Ci dedicheremo questi ultimi minuti agli ultimi due segni zodiacali, che ve li dico già così già lo saprete. Sono il leone e l'ariete. Partiamo dall'ariete. Allora, io ariete conosco, credo, due persone, anche qui una, però un pochino di più, comunque due persone circa che sono ariete. Allora, il segno dell'ariete è un segno zodiacale molto molto gentile, molto educato. Ama però avere tutto sotto controllo, avere come un po' bilancia, il discorso che facevo prima, uno schema. Ci sono dei segni che devo dire, facendo anche queste piccole scremature, si assomigliano e non avevo pensato questa cosa prima di parlarvene, l'ho maturata nel mentre che ve ne ho parlato adesso. L'ariete però è un segno, devo dire, abbastanza perfettino, passatemi il termine, cioè che se le cose non sono fatte come dice l'ariete, non va molto bene. È molto intraprendente ed è una cosa, una qualità molto bella che amo e apprezzo tanto dell'ariete. È un segno, possiamo dire, puntiglioso, cioè molto preciso, non è un segno che lascia le cose lì al caso, come arrivano o come sono. Diciamo separare, quindi individuare dei pregi e dei difetti. Allora partiamo dai pregi dell'ariete. I pregi sono sicuramente la disponibilità, l'altruismo che ha l'ariete, proprio il porsi, sapersi dedicare sempre agli altri, a volte anche con un pizzico e un velo di furbizia, possiamo dire. E è un segno zodiacale molto disponibile, gentile, amorevole, sa farsi amare e odiare, però questo è un po' un controsenso, e furbo, possiamo dire che è un segno molto furbo e molto scaltro. Parlando invece dei difetti, Ariete a volte non sa trovare un limite, secondo me, cioè nel senso
non sempre capisce quando è il momento di terminare qualcosa, quando la situazione gli sta sfuggendo di mano, anche se magari nella sua testa crede di sta per controllare la situazione o tutto, a volte invece è un po' furbetto, devo dire, o comunque non sempre gestisce la situazione nel modo corretto, cioè magari nella sua testa la sta gestendo correttamente, ma poi nel concreto non ha gestito tutto molto 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 bene. Però di un ariete ti puoi fidare solo se ti vuole bene, perché sennò potrebbe farti un po' lo sgambetto. Passiamo adesso invece all'ultimo segno, che è il segno del leone, e come periodo siamo questo, quindi il periodo di agosto. E il periodo del leone, quindi il segno zodiacale del leone, va circa, perché se appunto pesci siamo dopo febbraio, c'è acquario e prima c'è... Cosa c'è prima dell'acquario? Non so. Vabbè, comunque il leone, li avevo scritti anche qui. Il leone è un segno zodiacale che in teoria dovrebbe appartenere a questo periodo, quindi come periodo siamo fine luglio e poi fino alla fine di agosto circa, perché poi verso settembre arriva la Vergine, quindi già lì abbiamo un mondo molto più complesso con le Vergini. Poi cosa c'è? Capricorno, Sagittario, Scorpione, Pesci, basta, tutti li ho detti, credo. Non lo so, spero di non aver dimenticato nulla. Comunque, parliamo del Leone. Allora, Leone. Leone, conosco tre persone che sono leone, se non sbaglio. Allora, il segno zodiacale del leone, il leone è una persona molto, 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 molto di cuore. Cioè, tu veramente a un leone potresti affidare il tuo portafoglio, le tue chiavi, ma anche i tuoi sentimenti più fragili, le tue più grandi fragilità, e lui comunque si prenderebbe cura di loro. Anche se magari non gli stai simpatico, il leone farà sempre di tutto per volerti bene, per starti accanto. Cioè, non ha come primo pensiero, magari come altri segni, come una persona cattiva, il volerti ingannare, il volerti, passatemi il termine, fregare. Il leone cerca sempre di fare tutto con un se, con un perché di positivo, nel voler prendersi cura di qualcuno, amare, saper donarsi anche agli altri, donare e ricevere. Poi, però, ovviamente, se lo ferisci veramente tanto. Scherzavo, conosco quattro persone leone. Quattro persone leone. Uno maschio e tre femmine. Ok, ora mi è chiaro. Tutto bene, bene, bene. Allora adesso cerco di pensare a queste quattro persone e vi dico i pregi, i difetti o le cose che mi suscitano. Allora, partiamo dalla prima. Come ho già detto, molto disponibile. Un pochino, possiamo dire, leone, un pochino scaltro, anche lui furbetto, come dicevo, dell'ariete, nel senso che sì, è molto disponibile per gli altri, però sempre con un occhio di riguardo, sempre con un po' di furbizia e molta attenzione, eh? Non è stupido per niente, anzi è molto attento, molto saggio, molto 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 saggio, e di un leone ti puoi assolutamente fidare, una persona sicura su cui tu puoi dare, è proprio un'ancora, come se fosse un'ancora per te, diciamo, un leone. E difetti o cose in negativo, diciamo che vuole conoscere sempre tutto, vuole conoscere molto, non si limita all'apparenza, ma va sempre a fondo, però a volte un po' troppo, quindi è molto, molto curioso, forse a volte un pochino invadente e non riesce a capire anche lui i limiti. Di cos'è? Chi è che avevo detto che non riesce a capire i limiti? Del cancro? Non mi ricordo, so che di un segno prima ho detto che non riesce a capire i limiti, ecco, questa cosa c'è anche nel leone. Però davvero così. Poi, allora, l'altra è una persona che ti dà tutto, ma se la ferisci lo capisci subito, cioè si estranea, tipo ti esclude o comunque si prende i suoi momentini e non la rivedi più come persona, perché dice: dopo che io ho fatto tutto questo per te, essere trattato, trattata in questo modo, no. Quindi il leone ti dà tutto, ma se tu tipo ferisci alle spalle un leone. Già il leone, anche già la parola leone dà molto l'idea di quello che è poi effettivamente il segno zodiacale del leone. Però è veramente un segno che
È come se fosse una spalla, una figura di conforto che però sta sempre in agguato, questo sempre, in tutti i sensi, in tutti i modi, nella vita, non c'è proprio l'agguato, comunque l'attenzione per il leone c'è sempre. E è come se fosse un amico, una sorella, una persona con cui parlare, una persona di cui fidarti davvero. Attenzione a non fare del male, perché è molto fragile e molto sensibile. Bene, io direi che possiamo concludere qui. Voglio assolutamente, fatemi assolutamente sapere nei commenti un riscontro, voi che ci state seguendo da casa, voi 16 partecipanti qui di persona e tutte le altre persone che ci hanno seguito in diretta o che vedranno questa diretta in un altro momento, cosa ne pensate? Oggi abbiamo parlato di Gemelli, Cancro, Bilancia, Acquario, Ariete e Leone. Se vorrete un'altra parte dedicata agli altri segni, fatemelo sapere e io spero veramente di non aver deluso le vostre aspettative, ma anzi aspetto rigorosamente una vostra opinione. Grazie mille per averci seguito e ci vediamo prestissimo. Una buona giornata a tutti e un buon Ferragosto e delle buone ferie, insomma, per tutti.